vedere quello. Non saprei cosa dire, questo è il totale delle bollette, perché abbiamo quattro contatori di luglio 2021 che sono 4.890. Questo è il totale di luglio 2022, il 443 o 44% è aumentato. In tutta Italia da qualche giorno i commercianti hanno messo in vetrina le ultime bollette di luce e gas. Rincari enormi rispetto agli stessi mesi dello scorso anno. Noi non siamo in grado di poter reggere queste bollette, oltre a tutti gli altri aumenti che sono stati. La mozzarella negli ultimi due mesi ha fatto quattro rincari. Io credo che se veramente non c'è una soluzione in tempi molto brevi, tante luci delle città si spegneranno. Per questo sono molto arrabbiato con la politica, perché avrebbero dovuto prevenire queste cose. Se poi dopo vi date l'ossigeno quando sono morto, non serve più a niente. Anche qua. Assorbe 4 kW quella macchina. La lavastoviglie assorbe quasi un altro kilowatt. Adesso ogni volta che accendiamo un tasto mi vengono i crampi allo stomaco. Dopo il pranzo alle 3:30 chiudo. Per risparmiare. Risparmio personale, risparmio fonte energetica. Noi prevediamo che un'azienda su tre entro il mese di settembre chiuderà. Che facciamo? Il caffè a 3 euro? Ecco perché chiediamo al governo un intervento attraverso lo strumento del credito d'imposta e poi mettere un benedetto tetto. Ma non sono solo le imprese a essere in difficoltà. Angela, eccoci, noi siamo sotto casa tua. Angela ha 41 anni ed è un'impiegata. Questa è la bolletta più alta che tu abbia ricevuto finora di marzo, 322. L'anno prima eravamo in 4, la metà. Quando è arrivata questa bolletta? Ho pianto. Questo lo usi? No. Spento. È spento da aprile. Quindi doccia fredda ad aprile? Doccia fredda, sì. Tu che lavoro fai? Io sono in una scuola privata. Sono sulle 800. Se va bene. Ci stanno insegnando a ballare nella tempesta. Ma fino a quanto si può ballare nella tempesta? Non lo so. Carmine è invalido da anni e prende 290 euro di pensione. Lo incontriamo fuori dalla mensa della Caritas. Vive con il padre novantenne, 1000 euro in due. Questo qua è il pranzo anche per suo padre? Sì, questo è il pranzo per mio padre. Sì. Sono 12 anni che sto qua, in affitto, pago 4,50 al mese. Salve. Vediamo che ci hanno rovato qua, macchero, fusillo, anzi. Le bollette proprio sono aumentate proprio. Questa è l'ultima Sì, questa è quella che abbiamo 148 euro. Noi non abbiamo mai pagato queste somme. Questa è del 2019, per esempio, 77 euro. Parecchie cose, devo dire la verità, le abbiamo prese. Il bonus bollette. Buone. Ma vi basta questo aiuto? No. Governo, famiglie povere. E poi, quindi un'altra cosa dopo. 100 euro. Ad aiutarli sono i familiari, anche loro adesso in grave difficoltà. Mi sto accappottando pure io. Vai a prendere un chilo di frutta, stava un euro, è arrivato a 2 euro, da 2 euro è arrivato a 3 euro, 4 euro. Per risparmiare io mi devo stirare le mani, che mano, così mi impiego e metto là. Io se devo fare qualcosa, devo fare di euro a 4, devo fare un prestito. Per pagare le bollette, non mi vergogno. Prendiamo provvedimento per questa bolletta, prendiamo provvedimento per il gas, ma quando? Quando già le persone sono all'acqua, alla gola, si impiccano e addio. Carlo Calenda, lei ha addirittura proposto di